La mia. No, bella. Una filmata. Quindi chiacchierate. Ma dove andiamo? Segno andato. Vogliamo gli impianti. Buongiorno, il motivo non è una protesta per la verità, è assolutamente una presenza davanti agli uffici dell'Urega, che è l'istituto predisposto all'espletamento della gara degli impianti di risalita di Piano Battaglia. Noi oggi siamo tutti quanti qua per presentare un documento nel quale noi chiediamo doverosamente, col grandissimo rispetto che abbiamo nei confronti dell'ufficio dell'Urega, di espletare il procedimento nei tempi previsti dal cronoprogramma. La comunità di Piano Battaglia oggi sta dando un bel segnale ed è una comunità estesa a tutti i comuni delle Madonie e addirittura ci sono delle simpatie anche dagli sciatori dell'Etna, perché Piano Battaglia insieme all'Etna è l'unica stazione dove si può sciare dignitosamente. Il segnale è bello perché accanto a un segnale che qualcuno ha definito intimidatorio, che può considerarsi intimidatorio e d'intralcio all'operato della pubblica amministrazione, che è un ricorso di una nota società ambientalista, c'è il segnale della comunità che dice: funzionari, noi abbiamo fiducia nel vostro operato, sappiamo che centinaia di tecnici della pubblica amministrazione della regione hanno lavorato su questo progetto e non c'è motivo di credere che sia sbagliato. E allora voi che adesso siete preposti all'espletamento della gara, fate il vostro dovere nel rispetto della legge, ma fate il vostro dovere nell'interesse della comunità, perché i beneficiari dell'azione della pubblica amministrazione è proprio la comunità. Tutto è vano se alla fine di un procedimento così lungo non si raggiunge un risultato. E questo è l'ultimo appuntamento, perché sappiamo bene che i fondi comunitari sono prossimi alla loro rendicontazione. Il fatto che siamo l'unica offerta presente a questa gara, io devo dire, meno male che c'è l'unica offerta, in quanto questo costituisce il presupposto per parlare del rilancio di Piano Battaglia e non dell'abbandono di Piano Battaglia. E allora, proprio perché si sapeva che nessuno era interessato alla gara, infatti il primo bando andò deserta, una delle dinamiche più virtuose di tutti i comprensori sciistiche è proprio quello che le comunità locali si riuniscono e gestiscono le proprie risorse. Questo è proprio la traduzione a Piano Battaglia di questa esigenza, cioè che ci siano degli operatori del posto, della comunità, che si riuniscono per gestire le proprie risorse. A questo punto in realtà la visione è di lunga prospettiva, perché la gestione durerà tanto, e allora assieme e accanto alla gestione degli impianti di risalita ciò che si vuole fare è recuperare il decoro del posto, valorizzarlo e tutelarlo, e questo farà parte di un progetto di più ampia visione che speriamo che sia apprezzato intanto nella prossima gara d'appalto per la gestione degli impianti e poi nel proseguo per una gestione virtuosa del comprensorio. Grazie.